Bene, 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 qui è il moschetto. Radio Moschetto, in fresca tua estate, riscalda in tuo inverno, restate con noi, Radio Moschetto. Oggi ci sarà una puntata dove parlerò della cultura sulla Slovacchia. Buon ascolto! Radio Moschetto, episodio cultura. Oggi il primo episodio è la cultura slovacca, prima puntata. La Slovacchia è orgogliosa del suo folklore e delle sue tradizioni, che sono particolarmente ricche. Ogni regione, città e comune ha un proprio carattere e folklore unici, tipo abiti, musiche, canzoni, architettura, costumi, tradizioni, palli e dialetti. Feste popolari organizzate in tutta la Slovacchia servono per rappresentare i costumi popolari di origine regione. Costumi e tradizioni. Costumi e tradizioni popolari per molto tempo hanno influenzato la vita dei nostri antenati. L'inizio di tali usanze è generalmente legato a noi. Molte tradizioni sono sopravvissute fino ad oggi, ad esempio il trasporto di Morena, che sarebbe l'Epifania. La festa più importante dell'anno è Pasqua. Questa si celebra in forme differenti nelle singole regioni. In passato la Pasqua spesso coincideva con le celebrazioni pagane, alla fine dell'inverno con l'arrivo della primavera. Anche le tradizioni folcloristiche attuali sono un misto di costumi cristiani e pagani. La data di Pasqua varia, si celebra la prima domenica dopo la prima luna piena, che segna l'equinozio di primavera. L'albero di maggio. Maggio è tradizionalmente conosciuto come il mese dell'amore. In questo periodo l'albero di maggio è la più importante di tutte le piante. L'albero di maggio è un pezzo senza corteccia la cui punta è decorata con nastri, fiocchi, eccetera, colorati. Nel giorno di maggio le persone innalzano questi alberi di solito nelle piazze o nei centri villaggi. Nel passato i giovani ragazzi erigevano questi alberi alle giovani ragazze che volevano corteggiare, o tutti i giovani ragazzi sollevano un albero di maggio in onore alle ragazze del villaggio. D'estate molte persone praticavano molte tradizioni per proteggersi contro le tradizioni. Cioè contro le forze maligne. Durante la notte di San Giovanni, 23-24 giugno, i giovani accendono dei fuochi e li saltano cantando e danzando. Il 1 novembre la gente visita le tombe dei propri avi e familiari morti, mettono corone di fiori sulle tombe e accendono le candele per le anime dei propri morti. Questo giorno è conosciuto come il giorno di ogni santi o di tutte le anime.
si mettono anche, non solo corone di fiori, ma si mettono anche dei fiori chiamati crisantini in slovacco. In italiano non so come si dice, ma in slovacco si mettono crisantini, ma soprattutto giallo perché sono più belle. E poi il giorno, per giorno di ogni santi, il cimitero sembra primavera, sembra un campo di fiori. Il 6 dicembre la festa di San Nicola è attesa con ansia dai bambini. In questo giorno San Nicola visita le case accompagnato dal diavolo e regala dolci e giocattoli ai bambini che si comportano bene durante l'anno. I dolci si mettono le scarpe che i bambini lasciano prima di andare a dormire. Ai bambini che non si comportano bene, invece San Nicola porta cipolle oppure aglio, o pezzi di carbone. Fine di questo episodio, la prossima volta ci sarà la continuazione, cominciando dal giorno di Santa Lucia, fino ad arrivare a un certo punto che non vi dirò, che saranno anche sorprese. Ciao e alla prossima, diretto da Didione78, by Radio Muschietto. Ciao!